Torna sotto i riflettori ancora una volta la situazione del caseggiato di via Malpighi e nello specifico la copertura dei palazzi in cemento amianto, danneggiata dal violento evento atmosferico dello scorso 13 luglio e poi successivamente riparata. I residenti avevano in più occasioni manifestato la loro preoccupazione, sostenuti dal Comune e dal SUNIA, il sindacato degli inquilini. E ad un mese dalla violenta tempesta d'acqua evento che ha piegato l'intera città in una manciata di minuti, nella sede di Arezzo Casa, l'ente che gestisce l'edilizia popolare, si è svolto l'incontro tra la società ed il sindacato che ha rappresentato le richieste degli assegnatari del complesso di via Malpighi, la rimozione e la conseguente sostituzione del tetto in Eternit con un altro materiale non pericoloso. Per via Malpighi erano stati richiesti anche gli appositi finanziamenti straordinari previsti dalla legge di stabilità dell'anno scorso, però questi finanziamenti sono del tutto insufficienti rispetto a questi bisogni. C'è un piano che va avanti e c'è una carenza di risorse che è totale. L'impegno di Arezzo Casa che ha in comune con i sindacati è quello di vedere se ci sono ulteriori finanziamenti. E faremo le necessarie verifiche nei confronti del comune proprietario, che è il comune Arezzo, nei confronti della regione Toscana, nei confronti dello Stato centrale. Questo è lo stato dell'arte, nel senso che c'è un impegno di natura e di ordine politico a ricercare ulteriori finanziamenti. Fra l'altro loro avevano chiesto un incontro a più istituzioni. Noi siamo stati i primi che anche per funzione li abbiamo convocati e ricevuti, quindi noi siamo disponibili qualora ci siano altre sedi di incontro a partecipare anche insieme a loro.